parallela alla pineta costiera che collega il Lido Torre al Lido Bufaloria. Per me questa è la madre di tutte le discariche di Scanzaro Ionico, discariche abusive. Con noi c'è l'assessore all'ambiente del comune Francesco Puppio, che sta per l'ennesima volta come amministrazione comunale tentando di riportare a strada quella che è un'autentica discarica. Noi abbiamo fatto già un video qui il 28 febbraio del 2022, facemmo una camera car come oggi, dove riprendemmo tutta l'immondizia che era stata buttata qui, purtroppo, diciamo, cittadini tra virgolette. Guardate cosa stiamo riprendendo. E subito dopo entro 20 giorni questa strada fu ripulita. Chi gestiva allora l'amministrazione comunale, anzi fu prima sequestrata dalle forze dell'ordine e poi ripulita grazie al nostro video. Ma come vedete, dopo 2 anni la situazione è questa: rifiuti, quintali di rifiuti. Ma l'amministrazione comunale si sta muovendo anche adesso e ci sono anche rifiuti speciali. Ma ecco, guardate, amianto, questo è un pericolo per la vita, perché se si sbriciola, ed è sbriciolato, mette in libertà le fibre di asbesto che portano l'asbestosi, un tumore maligno del polmone che porta a morte. Quindi questa strada è un pericolo pubblico. Assessore Puppio, è d'accordo con noi? È la discarica più inquinante di Scanzano Ionico questa? Sì, Filippo, sono d'accordo con te. Questa purtroppo è la discarica peggiore di Scanzano. Aggiungo a quello che hai detto tu, che l'hai fatta pulire 2 anni fa. No, l'abbiamo pulita anche l'anno scorso. Io stesso mi sono interessato, l'anno scorso a ottobre, se non ricordo male, era stata fatta una bonifica. Ma dall'anno scorso ad oggi praticamente siamo ritornati allo stesso punto. Senti, assessore, tu ti stai impegnando, io vedo sulla tua pagina Facebook, per ripulire le discariche abusive che infestano il territorio di Scanzano Ionico. Noi diciamo che quello dei rifiuti è il problema numero uno di Scanzano Ionico. A me personalmente arrivano messaggi quotidiani di discariche di rifiuti che riguardano il nostro territorio, però voi vi state impegnando nel bonificarle. È vero, quante discariche avete bonificato sinora? Allora, finora ne abbiamo bonificate 4, però ogni 15 giorni, perché questo poi è la disponibilità che ci dà pure la ditta, perché compatibilmente con l'altro, col servizio di raccolta che fanno, cerchiamo di bonificare un po' tutto il territorio. Abbiamo iniziato in alcune zone che abbiamo ritenuto cioè non prioritarie, però quantomeno erano, diciamo, più in vista. Questa qua, i rifiuti che si vedono oggi purtroppo erano nascosti dall'erba, dalle erbacce, dalle sterpaglie. Noi da 2 giorni stiamo pulendo, grazie all'operato della forestazione, grazie a un robot che probabilmente aiuta molto il consorzio di bonifica. Certo, e lo ringrazio pubblicamente perché loro ci stanno dando una grande mano e stiamo utilizzando al meglio tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi pulendo, togliendo l'erba grazie a questo robot, è venuto fuori tutto quello che stiamo vedendo e che si vede in questo video. Senti, abbiamo rifiuti normali, rifiuti ingombranti e anche rifiuti speciali, che ovviamente vanno trattati in modo diverso. Quindi dovete fare una gara per trattare le gomme d'auto e trattare l'amianto, le fibre di amianto. Ci vuole una gara, diciamo che da contratto la ditta che smaltisce i rifiuti, la Tecnoservice, ci fa delle bonifiche, sono 12 bonifiche previste nel contratto. In queste 12 contiamo di pulire almeno tutti i rifiuti. Poi, per quanto riguarda diciamo i rifiuti speciali e l'Eternit, in questo caso mi riferisco all'Eternit, e dobbiamo fare delle analisi, perché non è detto che ci sia l'amianto, questo poi va verificato, si vedrà dall'analisi, perché le Eternit ci sono quelle con l'amianto e quelle senza amianto, ma a prescindere da questo, comunque vanno trattati in modo diverso, vanno smaltiti in modo diverso, quindi ci stiamo attivando anche per questo. Penso che nelle prossime settimane questa zona verrà pulita completamente. Adesso ecco, stai vedendo questo volevo dire, ecco il lavoro che sta facendo questo robot, quindi questa è una cosa particolare. Il robot
ma prima di arrivare al robot, se è possibile che possiamo riprendere queste buche. Guardate, questo è un altro problema di questa strada. Una strada fatta 50 anni fa, mai manutenuta. L'erba è cresciuta ai suoi lati, praticamente è diventata una corsia per senso di marcia. Ma comunque, guardate il robot. Ripetiamo, è un mezzo e operatori del consorzio di bonifica di Bradone a Metapondo. Questa è la strada non ripulita con l'intervento del robot. Guardate, le erbacce l'hanno invasa da destra e da sinistra. In questo punto, prima del ponte sul canale Bufaloria, noi riusciamo a passare una sola macchina. Questa è una strada abbastanza larga, realizzata, ripeto, 50 anni fa, credo, più o meno. Questo è il ponte sul canale Bufaloria e adesso ci avviciniamo a quella che è una scena che purtroppo danneggia molto Scanzano Ionico. Assessore, questa storia delle discariche abusive ci danneggia profondamente come immagine. Sicuramente. Io ho fatto un video in campagna elettorale proprio in questo punto, dove mi impegnavo e mi sto impegnando a ripulire Scanzano, ripartire dalla pulizia delle pinete, perché alla nostra sinistra qua c'è la pineta che potrebbe essere un fiore all'occhiello per Scanzano e purtroppo è anche questa è una situazione di degrado. L'anno scorso, grazie ai volontari, abbiamo partecipato noi come amministratori con alcuni cittadini che che hanno contribuito e hanno collaborato con noi a pulirla volontariamente. La stessa cosa mi ripropongo. La stessa cosa mi ripropongo di fare quest'anno. Nelle prossime settimane sto organizzando delle giornate coinvolgendo le associazioni e anche i cittadini volonterosi che vogliono partecipare a darci una mano a pulire tutta la zona. Questa... E qui, assessore, dobbiamo scendere perché siamo di fronte alla immagine clou delle discariche abusive di Scanzano Ionico. Prego la mia operatrice di riprendere questa scena. Assessore Puppio, avviciniamoci perché c'è il vento, forse non si sentirà bene l'audio. Questo vascone è da 15 anni qui, ce lo toglierà dalle cosiddette? Sì, allora qua c'è una zona che purtroppo è sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza. Noi abbiamo chiesto, ma sono 2 anni o 3 che è sotto sequestro, abbiamo chiesto il dissequestro. Quindi appena saremo autorizzati alla rimozione di questi rifiuti, noi lo faremo sicuramente, allo stesso modo che faremo anche le altre zone. Assessore, nel 2022, l'8 febbraio 2022, noi facemmo un video, il 28 febbraio 2022 lo ripetemmo. Noi proponemmo di chiudere questa strada all'accesso delle auto, chiuderla con le sbarre o con dei mezzi in cemento, in maniera che le macchine non possano più entrare qui. A cosa vi serve questa strada che è solo una discarica? Allora, questa strada che oggi è una discarica, se la chiudiamo probabilmente il problema non lo risolviamo, perché se non buttano il rifiuto in questa strada andranno a buttarla da qualche altra parte, perché dobbiamo sempre fare i conti con l'inciviltà della gente. Questa strada è importante perché questa strada è di compenetrazione nella pineta e abbiamo la zona che abbiamo percorso prima e rientra nel PIP turistico, la dobbiamo ripristinare. Adesso noi la puliamo, facciamo la bonifica e poi mettiamo chiudetela, fino a quando non l'aggiustate. No, l'aggiusteremo subito e stiamo lavorando al PIP turistico, perché quella è la zona del PIP turistico, perché ci sono dei suoli da assegnare, qualcuno è già stato assegnato, quindi dovrebbe partire anche come zona turistica. Quindi noi
sicuramente installeremo delle telecamere, ecco, delle fototrappole, quello che fototrappole, è, perché noi dobbiamo uno per educarne 100. Esatto, è una famosa frase di qualcuno più importante di noi in passato. Vai, comunque, assessore, comunque noi la condividiamo e lo faremo sicuramente, perché non è che avete paura di perdere i voti, assolutamente io non mi sono candidato per prendere i voti fra 5 anni, mi sono candidato per ripulire Scanzano. Il mio impegno era quello, sono partito proprio in questo punto con il video che ho fatto di campagna elettorale, ci sto ritornando con te, grazie a te Filippo, e lo ribadisco oggi nella veste di assessore, e ho iniziato, chi mi segue, chi mi vede sa già quello che stiamo facendo a nome di tutta l'amministrazione. Un antico proverbio cinese dice: pulisci davanti all'uscio di casa tua, tutto il mondo sarà pulito. Possiamo fare un appello al senso civico anche dei cittadini? Certo, certo, e l'appello che faccio è proprio quello di partecipare nelle prossime settimane, dove pubblicizzeremo gli eventi che dovremo fare. Tutti i cittadini volenterosi li invito a partecipare, a darci una mano, a pulire tutto il territorio. Lo pubblicizzeremo, ripeto, tra qualche giorno, appena faremo un calendario, coinvolgeremo le scuole, le associazioni e tutti i cittadini. Voglio vedere poi quanti cittadini parteciperanno. Io mi auguro tanti. Grazie assessore, grazie del tuo impegno, però noi non possiamo che concludere che queste iniziative di cui ha parlato l'assessore Puppio sono dimostrative, educative nei confronti della gente, ma qui ci vuole il pugno di ferro contro le discariche abusive a Scanzano Ionico, le discariche di rifiuti, l'immondizia, il problema numero uno di Scanzano Ionico. Questa strada, noi ribadiamo ancora l'appello, nonostante quello che ha detto l'assessore Puppio, chiuderla fino a quando non è recuperata, per impedire questo scempio. Qui è anche una bomba per la salute umana. Certo. L'amianto è una bomba per la salute dei cittadini di Scanzano Ionico. Bisogna dire basta! Se mi consenti, basta! Se mi consenti, voglio solo avvisare che le fototrappole sono, ce le abbiamo, li abbiamo già installati in alcuni punti, ovviamente non so neanche io dove, perché se ne occupa la Polizia Municipale, perciò stiamo già lavorando col pugno duro. Basta! Basta, stop alle discariche abusive di rifiuti a Scanzano Ionico.